La parola di Dio. Amen, alleluia. Efesini, gloria all'Eterno, capitolo 4. Nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Dice così la scrittura. Amen. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati con ogni umiltà. Amen. Con ogni umiltà, gloria a Dio. Amen. Con ogni umiltà e mansuetudine, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Gloria a Dio. Amen. Vi è un unico corpo. È un unico spirito, come pure siete stati chiamati, nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, per la qual cosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito. Che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come, alleluia, evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Alleluia.
affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa. In colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, alleluia, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Amen. Grazie Signore, continua Padre, alleluia, a parlarci e a farci comprendere la tua parola, Signore. Noi vogliamo capire quello che leggiamo, vogliamo intendere, Signore. Vogliamo, Signore, comprendere la tua parola, Padre. Nel nome di Gesù, alleluia. Nel nome di Gesù. Amen. Verso 17. Gloria a Dio, alleluia. Questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro, per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto. E siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Amen. E per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Siamo membra gli uni degli altri. Amen. Adiratevi e non peccate. Adiratevi, gloria a Dio, e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Amen.
e non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri. Alleluia. Perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Amen. Fratelli, questi versi che abbiamo letto qui in Efesini si collegano chiaramente, amen, al brano che abbiamo letto in Geremia 18, che parla di essere modellati, di essere trasformati, di essere, alleluia, dei vasi nuovi nelle mani del vasaio. E qui in Efesini 4 parla della stessa cosa, fratelli e sorelle, di una vita trasformata, amen. Di una vita, alleluia, che è stata liberata dalle tenebre e che oggi deve camminare nelle vie del Signore. Nel verso 1 l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: vi esorto a camminare nel modo degno, alleluia, della vocazione a cui siete stati chiamati. Cioè, questo vuol dire essere dei vasi nuovi, delle persone, alleluia, che sono nuove creature. Qui il Signore ci esorta che noi dobbiamo camminare in un modo degno di questa chiamata, fratelli. In un modo degno, cioè in un modo gradito a Dio, in un modo da piacere a Dio, camminare, alleluia, nello spirito, camminare in novità di vita. Noi dobbiamo imparare, fratelli, in che modo dobbiamo camminare per piacere a Dio, in che modo dobbiamo camminare nelle vie del Signore. Perché noi non possiamo camminare a modo nostro. Come abbiamo letto in Geremia 18, il vaso è fatto come pare bene al vasaio, secondo il volere del vasaio. E così noi dobbiamo camminare, alleluia, come pare bene al vasaio, al Signore, al Maestro, a Dio, a Cristo. Noi dobbiamo camminare, alleluia, come pare bene a Lui, secondo il volere di Lui, non il nostro volere o il nostro pensiero, ma noi dobbiamo camminare nella volontà di Dio, in un modo degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. E come possiamo camminare in un modo degno? Subito dopo lo spiega. Amen. L'apostolo Paolo, tramite lo Spirito di Dio, amen, scriveva ai credenti di Efeso, come a tutti noi, come noi possiamo camminare in un modo degno. Lo dice nel verso 2, con ogni umiltà. Alleluia, l'umiltà, vedete fratelli, umiliarsi, arrendersi nelle mani di Dio, come l'argilla nelle mani del vasaio, essere
disposti a umiliarsi per camminare in un modo degno, alleluia, del Signore, in un modo degno di questa chiamata, noi dobbiamo camminare, alleluia, e vivere nell'umiltà, essere umili. Amen. Che Dio ci aiuti, fratelli. Tutti noi sappiamo che il contrario, l'opposto dell'umiltà è l'orgoglio, la superbia, l'arroganza. E allora queste cose, l'orgoglio, la superbia, l'arroganza, sono delle scorie che bisogna togliere dalla nostra vita. E se noi ci umiliamo giorno per giorno, il Signore, fratelli, che è fedele, alleluia, egli compirà l'opera sua in noi. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, alleluia, che Dio ci aiuti ad avere queste qualità nelle nostre vite, queste virtù, queste caratteristiche, amen, che vengono da Dio nella nostra vita, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Amen. Che Dio ci aiuti, alleluia, a camminare nell'amore, a camminare, alleluia, nel carattere di Cristo. Gloria al Signore, a camminare per lo Spirito. E allora, fratelli, per camminare nello Spirito, noi dobbiamo rinunciare alla carne. Noi dobbiamo rinunciare alla nostra natura umana per essere ripieni di Cristo, della natura di Dio, dello Spirito di Dio. E allora, tramite lo Spirito Santo, noi possiamo camminare e vivere in un modo degno dell'Evangelo. Amen. Alleluia. Quanti sono disposti, gloria a Dio, a lasciare da parte il proprio io, la propria carne, il proprio carattere, per essere ripieni. Amen. Di Cristo. Gloria al Signore. Amen, benedetto sia il nome di Cristo. E poi dice al verso 3, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito. Amen. Nel vincolo della pace. Fratelli, noi dobbiamo conservare l'unità. L'unità. L'unità ci parla di pace. Dove c'è unità, c'è pace, non c'è discordia. Amen. Noi dobbiamo conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Fratelli, con l'aiuto del Signore, noi dobbiamo essere uniti. Uniti nella pace del Signore. Fra di noi non ci possono essere discordie, litigi. Litigi, fratelli, e cose carnali. Perché se fra di noi manca l'unità, noi non possiamo camminare secondo il volere di Dio, fratelli. Dobbiamo avere l'unità. Al di là, fratelli, delle differenze,
o delle diversità che possiamo avere nella nostra vita o al di là della distanza. Noi dobbiamo essere uniti nel Signore. Amen. Alleluia. Uniti nello Spirito. Anche se fisicamente siamo distanti, ma noi possiamo essere uniti nello Spirito. Alleluia. Uniti nella fede. Uniti nella parola di Dio, nella volontà di Dio. Amen. Gloria al Signore. E l'unità, fratelli, nello Spirito è molto importante. Amen. Nell'opera di Dio. Sì, vogliamo pregare per l'unità dello Spirito. Alleluia. Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica fede, nell'unica speranza della vostra vocazione. Fratelli, c'è un unico corpo, c'è un'unica Chiesa. La Chiesa del Signore è una. Davanti a Dio non esistono denominazioni, organizzazioni, istituzioni, strutture. Fratelli, la vera Chiesa è una, la Chiesa è una sola, è la Chiesa di Cristo. Fratelli, c'è solo una Chiesa, non ci sono tante Chiese, la Chiesa è una. E noi dobbiamo capire questa verità, che la vera Chiesa è una, un solo corpo. Amen. Un unico Spirito. Lo Spirito Santo è uno, fratelli. Lo Spirito Santo che abita in te è lo stesso Spirito che abita in me. Ecco perché noi dobbiamo essere uniti nello Spirito, avere gli stessi pensieri, la stessa, alleluia, visione, la stessa fede, perché lo Spirito Santo è uno. Certamente lui agisce in modi diversi, ha forse delle chiamate diverse, ha uno scopo personale nelle nostre vite, ma lo Spirito Santo è uno. E ogni opera dello Spirito, fratelli, è per edificarci. L'opera dello Spirito è per edificarci. Vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Fratelli, il Signore è uno per tutti. Tu non hai un Gesù personale, io non ho un Gesù personale. Gesù è uno per tutti. Amen. Lo stesso Gesù che opera in te è lo stesso Gesù che opera in me. Non è che c'è un Gesù diverso per ognuno. Purtroppo oggi molti vogliono farsi un Gesù a modo loro. Un Gesù a modo loro, no, fratelli, Gesù è uno. Alleluia. Gesù è unico. Il Gesù che opera in Italia, gloria a Dio, alleluia, è lo stesso Gesù che opera in Africa. Allora noi dobbiamo vedere le stesse opere, fratelli.
gli stessi miracoli, la stessa trasformazione che Dio opera, non lo so, in Africa o in Romania o in Corea, la stessa trasformazione la dobbiamo vedere anche noi, in Italia. Fratelli, lo stesso Gesù Cristo che opera in Sud America è lo stesso che opera in Italia. Amen. Perciò le opere potenti che si vedono in certi luoghi, li dobbiamo vedere anche noi. Amen. Perché c'è un unico Signore. Gesù Cristo è uno solo. Alleluia. Alleluia. Non è che c'è il Gesù dei pentecostali e c'è il Gesù dei battisti e poi c'è il Gesù degli apostolici e poi c'è il Gesù dei luterani o c'è il Gesù degli anglicani. No, fratelli, c'è un solo Gesù. Alleluia. E noi apparteniamo a quell'unico Gesù, a quel vero Gesù. Noi apparteniamo a quell'unico Cristo. Noi siamo di Cristo. Cristo è uno. Alleluia. Cristo è uno. Ma però, fratelli, dobbiamo stare attenti che Gesù ha detto verranno dei falsi cristi. Amen. Il vero Gesù è uno, fratelli. Allora, il Gesù che battezza con lo Spirito Santo in Africa o in Romania o in Argentina è lo stesso Gesù che vuole battezzare con lo Spirito Santo anche te che sei in Italia. Alleluia! Il Gesù, il vero Gesù della Bibbia, è uno. Ma purtroppo sono gli uomini, fratelli, che coi loro ragionamenti iniziano a interpretare a modo loro. Ma Gesù è uno, è uno. Benedetto sia il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma lui ha detto però che ci saranno falsi cristi. Sapete, i falsi cristi sono migliaia di migliaia, ma il vero Cristo è uno. Il vero Cristo, il vero Gesù, il vero Salvatore, il vero Figlio di Dio, il vero Gesù è uno solo. Ma nel mondo ci sono migliaia e migliaia di falsi cristi. Volete che ve ne dica qualcuno? Allora, il Gesù del cattolicesimo è un falso Gesù. Il cattolicesimo professa un Gesù falso, un falso Cristo. Gloria a Dio. Vi dico un altro falso Cristo, fratelli, per mettervi in guardia, anche se già lo sapete. Un altro falso Cristo è il Cristo dei testimoni di Geova. È un falso Cristo. Il Cristo della torre di guardia è un falso Cristo. Non è il Gesù della Bibbia, il Gesù dell'Evangelo, il Gesù della parola, il Gesù della rivelazione biblica. Ma loro hanno un altro Gesù, che non è il vero Gesù. Un altro falso Cristo è il Cristo dell'Islam. Anche loro parlano di Gesù. Anche il Corano parla di Gesù. Ma di quale Gesù? È un falso Cristo.
Il Cristo del Corano non è il vero Cristo, è un falso Cristo. Un altro falso Cristo è il Cristo, tra virgolette, dei mormoni. Il Gesù di cui parla il libro di Mormon è un falso Cristo. Gesù ha detto: sorgeranno falsi cristi. E oggi vediamo, fratelli, che nel mondo ci sono migliaia di falsi cristi, il Cristo delle religioni. È un falso Cristo, il Cristo del cattolicesimo, il Cristo del Vaticano, il Gesù dei testimoni di Geova, il Gesù dei mormoni. Ci sono tanti falsi cristi, ma il vero Cristo è uno. Perciò, alleluia, noi che conosciamo il vero Cristo, noi dobbiamo essere uniti, fratelli, al di là delle diversità che possiamo avere in certi punti, in certi aspetti, alleluia, ma in Cristo noi siamo uno. Amen, alleluia, noi siamo uniti, perché il vero Cristo vive in noi. Fratelli, se c'è un falso Cristo, c'è falsa unità, c'è falso amore, c'è una fede falsa, ma se c'è il vero Cristo, c'è vero amore, vera unità, vera fede. Alleluia, vera santità. Sapete, dove c'è il falso Cristo, nelle false religioni, non c'è vera santità. Loro imitano la santità, fanno una santità, fratelli, a modo loro. Sapete, i testimoni di Geova, per essere più santi, si mettono in giacca e cravatta. Il cattolicesimo, per essere più santi, si mettono in un abito, in una tunica bianca, in un vestito da prete, un vestito da suora, allora loro sono più santi. I mormoni, per essere santi, hanno anche loro i loro vestiti, i loro abiti particolari, ma il vero Gesù porta la vera santità. Alleluia, che non è solo un vestito, ma è una purificazione interna. Amen. Un cambiamento interno, una trasformazione interna, alleluia, perché la parola di Dio dice: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Il vero Gesù, il vero Cristo, amen, porta una vera purificazione. Una vera santificazione. E non c'è bisogno di fingere, non c'è bisogno di fabbricare santità a modo nostro. Alcuni vogliono fabbricare la santità, pensano che mettendosi un vestito particolare sono più santi. No, fratelli, la santità è opera dello Spirito dentro di noi, dentro. E allora quando dentro sei puro, anche fuori sarai puro. Amen? Perché Gesù ha detto ai farisei che prima bisogna lavare il vaso dentro, e poi anche fuori il vaso sarà puro, sarà pulito. Amen? La vera santificazione parte da dentro e poi si vede fuori. Invece alcuni vogliono fabbricare la santità a modo loro. Loro prima pensano all'esteriore, all'apparenza, e poi dentro, vabbè, dai, tanto dentro non mi vede nessuno. E così sono i farisei, belli fuori, ma dentro sono marci.
sepolcri imbiancati. Fuori sembrano puri, ma dentro sono pieni di peccati, pieni di demoni, pieni di sporcizia. Invece no, fratelli, la vera santificazione o la vera purificazione parte dentro, alleluia, nel cuore, nella mente. E poi quella santificazione o quella purificazione interiore si vedrà anche fuori, nel tuo modo di vestire, nel tuo modo di parlare, nel tuo comportamento, che non sarà più secondo il mondo o secondo la carne, ma sarà secondo Cristo, secondo, alleluia, il volere di Dio, secondo lo Spirito di Dio. Amen, alleluia. Perciò, fratelli, c'è un solo Signore. Amen. Ecco perché oggi, fratelli, c'è bisogno che noi lasciamo da parte i nostri pensieri umani. Perché le divisioni, sapete da dove vengono? Dalle opinioni diverse. Quando ci sono opinioni diverse, ci sono divisioni. E purtroppo anche fra di noi, che siamo figli di Dio, che abbiamo conosciuto la verità, a volte sorgono delle divisioni. Sapete perché? Perché ci sono opinioni diverse. E allora noi che siamo nel Signore, e c'è un solo Signore, una sola fede, un solo Vangelo, noi dobbiamo lasciare da parte le nostre opinioni umane. Dobbiamo lasciare da parte le opinioni, fratelli, e dobbiamo unirci, alleluia, in Cristo, nella verità. Amen. E dobbiamo lasciare da parte i nostri concetti, le nostre vedute, ma dobbiamo unirci qui. Qui. Dobbiamo essere uniti qui. Amen. Non qui, nelle opinioni umane. No, a cui dobbiamo unirci nella parola, nella verità. Fratelli, se la Bibbia dice che Gesù è venuto a battezzare con lo Spirito Santo, noi lo dobbiamo credere. Non dobbiamo dare spazio ai ragionamenti, ai discorsi, alle opinioni. Ma sarà, forse era solo per gli apostoli. No, fratelli, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il battesimo con lo Spirito Santo è valido anche oggi, col parlare in lingue. Ecco perché noi dobbiamo essere uniti qui, nella parola di Dio, non qui, nei ragionamenti umani, ma uniti qui, nella parola benedetta di Dio. Amen. Benedetto sia il Signore. Se noi siamo uniti nella parola, fratelli, le cose cambiano. Alleluia. Le cose veramente cambiano. Quando noi siamo radicati, siamo fondati nella parola, siamo, alleluia, stabili nella parola, quando noi siamo uniti nella parola, nella verità, siamo, gloria a Dio, alleluia, fondati, edificati nella verità. Alleluia, grazie Padre. Vi è un unico Signore, vedete, un'unica fede. Un unico battesimo. Amen. Un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Amen.
ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Alleluia. Secondo la misura del dono di Cristo. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. A tutti noi ci è stata data la grazia, fratelli, secondo una misura che Dio ha stabilito. Amen. Dio a ognuno di noi ci dà una misura. Gloria al Signore. Amen. Per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività, alleluia, una moltitudine di prigionieri, ha dato dei doni agli uomini. Fratelli, il Signore ha dato dei doni alla Chiesa. Amen. Lo Spirito è uno, ma ci sono diversità di doni, diversità di operazioni. E noi dobbiamo riconoscere i doni che Dio ci ha dato. Tu devi riconoscere il dono che Dio ti ha dato e devi, alleluia, servire Dio secondo quel dono. Amen. E devi essere consapevole, devi riconoscere l'opera di Dio nella tua vita. Gloria al Signore. Dio ha dato dei doni agli uomini, doni spirituali, doni di servizio, doni, fratelli, di parola, di conoscenza, doni, alleluia, di ministero. Come poi vedremo più avanti, dice, ora questo è salito. Che cosa vuol dire che se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Verso 11, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E qui parla di doni che Dio ha dato alla Chiesa. I ministeri sono dei doni che Dio ha dato alla Chiesa. Amen. Qui ci sono diversi ministeri e ogni ministero è un dono per edificare il corpo di Cristo. Amen. Ci sono questi doni, i ministeri sono dei doni per edificare, fratelli, non per comandare. Alleluia. Chi ha orecchi da udire oda. Non per comandare nella chiesa, non per tiranneggiare nella chiesa, no, per edificare, fratelli, nell'amore, nell'umiltà. Fratelli, un ministro di Dio deve essere umile, perché è un dono del Signore. Il ministero, se Dio, alleluia, per la sua grazia mi chiama a servirlo come pastore, io devo essere umile. Non mi devo inorgoglire, vantare, pensare di essere più grande degli altri e iniziare a comandare, iniziare a fare. No, fratelli, il ministro, alleluia, deve essere umile, deve essere servo di tutti. Fratelli, che Dio ci aiuti. E oggi nella Chiesa c'è bisogno di ministri umili, pastori umili, che non amino, fratelli, la fama, non amino, alleluia, il denaro, che non amino il materialismo, che non amino, fratelli, gloria a Dio, che non amino le cose del mondo. Pastori, alleluia, che siano umili,
come la Bibbia dice, che non amino il disonesto guadagno. Fratelli, che il Signore ci aiuti. Ecco perché dobbiamo essere trasformati. Perché, fratelli, a volte il nostro carattere, lo dico per tutti, ci porta a essere orgogliosi, vanitosi. Il nostro carattere umano ci porta, fratelli, a volerci innalzare. E allora, gloria a Dio, abbiamo bisogno che Dio ci trasformi. Amen. Ci modelli. Gloria al Signore. I servi di Dio devono essere umili. Umili. E devono, con l'aiuto del Signore, prendersi cura del gregge. Non signoreggiare sul gregge, come dice la scrittura, ma essere, alleluia, servitori. Il compito dei ministri è prendersi cura delle anime secondo la volontà, secondo lo Spirito di Dio. Oggi, fratelli, sono pochi i pastori che vanno a visitare gli infermi. Oggi i pastori vogliono stare solo dietro un pulpito. La maggior parte dei pastori sono pastori da pulpito, ma il vero pastore non è da pulpito, ma va nei campi. Un pastore sta in mezzo alle pecore. Un pastore sta nella campagna, gloria a Dio. Non è un caso se i servi di Dio si chiamano pastori. I pastori, amen, stanno nei prati, nei campi, in mezzo alle pecore. Oggi ci sono pochi pastori che vogliono andare a visitare le pecore, a visitare gli infermi. A visitare le famiglie bisognose, andare negli ospedali a trovare le sorelle inferme, anziane. Oggi molti pastori sono solo pastori da pulpito. E questo, fratelli, sono pastori solo di nome. Ma i veri pastori dovrebbero prendersi cura delle pecore. Andare a trovare gli infermi, andare a trovare i bisognosi, andare a trovare i poveri, andare a trovare, fare delle, fratelli, delle visite, condividere la parola nelle case. Ma purtroppo oggi alcuni sono solo pastori da pulpito. Invece non deve essere così. I veri pastori stanno in mezzo alle pecore. Fratelli, io a volte penso che anche il fatto di avere un pulpito non è proprio una cosa biblica, perché il pulpito denota una separazione. Il pastore sta lì nel pulpito e tutti gli altri stanno là seduti. Io penso che nella Chiesa primitiva non era così. Fratelli, nell'opera di Dio noi siamo tutti uguali. Nell'opera di Dio noi siamo tutti uguali. Non ci deve essere una separazione. Lì in cima sta il pastore. Oggi fanno dei pulpiti, fratelli, delle pedane che diventano sempre più alte. No, fratelli, l'unico che deve stare in alto è Cristo. Alleluia! Ci sono chiese, fratelli, che hanno delle pedane dove mettono il pulpito che sono altissime. No, fratelli, il servo di Dio si deve abbassare. Fratelli, che Dio ci aiuti. Il servo di Dio deve stare lì,
in mezzo al popolo. Il servo di Dio deve, alleluia, fare parte del popolo. Nella chiesa primitiva non c'erano pulpiti, fratelli. Il pulpito è una cosa della religione. Nella chiesa primitiva non esisteva il pulpito, ma gli apostoli erano tutti insieme coi discepoli, mangiavano insieme, parlavano insieme, dialogavano insieme, condividevano insieme. Poi certamente c'era chi condivideva il messaggio della parola, ma erano tutti lì, uniti. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio, fratelli, che il Signore ci aiuti veramente. La Chiesa deve ritornare, fratelli. Deve ritornare alla perfetta volontà di Dio. Che il Signore ci aiuti, perché c'è bisogno veramente di camminare nello spirito del Signore. Amen. Perciò il Signore ha donato dei doni alla Chiesa. Amen. Doni di parola, doni di conoscenza, doni spirituali. Doni spirituali, fratelli, di vario genere. Doni di servizio, doni di ministero, alleluia, ma tutto è per l'edificazione della Chiesa. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, egli li ha dati. Amen. Nessuno può diventare apostolo per conto suo. No, ma è Dio che li costituisce. Apostoli, profeti, evangelisti. Fratelli, evangelisti. Il compito di un evangelista è evangelizzare, gloria a Dio. Oggi molti sono evangelisti solo nelle quattro mura. Tanti si fanno chiamare evangelisti e poi non fanno altro che delle riunioni solo in mezzo ai convertiti. Avete mai visto? Tante di quelle riunioni di cosiddetti evangelisti che fanno solo delle riunioni nelle chiese con i convertiti. Fanno solo delle grandi riunioni questi evangelisti, non lo so, negli stadi, o i locali di culto, e in quelle riunioni loro dicono di evangelizzazione, o lo chiamano riunioni di risveglio, gli evangelisti predicano soltanto in mezzo ai convertiti. Invece no, fratelli, i veri evangelisti sono chiamati a predicare in mezzo quelli che non conoscono Cristo, in mezzo ai non convertiti, in mezzo alle tenebre. I veri evangelisti devono andare fuori a predicare. I veri evangelisti devono andare lì nel campo, nelle strade, nelle piazze, dove le persone non conoscono il Signore. Gli evangelisti non devono predicare dentro, nelle quattro mura, ma devono andare fuori, fratelli, secondo il volere del nostro Dio. Amen. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Perciò Dio ha stabilito
questi doni di ministerio. Amen. E noi abbiamo bisogno oggi come Chiesa che ci siano dei veri ministri, dei veri servitori che hanno la chiamata di Dio, che hanno l'unzione di Dio, che hanno l'amore di Dio, che hanno la sapienza di Dio per poter, alleluia, condurre il popolo nella retta via, nel nome di Gesù Cristo. Che il Signore ci aiuti, cari fratelli e sorelle. I ministri o i ministeri sono per il perfezionamento dei santi, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Il Signore vuole perfezionare i suoi santi, il suo popolo, i suoi figli. Il Signore vuole edificare la sua chiesa. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Amen. Dio vuole perfezionare la tua vita, vuole edificare la tua vita, la mia vita. Amen. E un vero ministro non deve solo ministrare dal pulpito, parlare dal pulpito, predicare dal pulpito, ma deve andare a trovare i bisognosi. Andare a trovare veramente i bisognosi. Fare visite nelle case, negli ospedali, dove c'è bisogno. Un vero ministro, chiunque sia, apostolo, evangelista, profeta, alleluia, e dottore, pastore, un vero ministro deve andare a trovare i bisognosi, fare delle riunioni nelle case, fratelli, perché la vera chiesa è nata nelle case. La chiesa primitiva non aveva locali di culto come oggi. La vera chiesa, alleluia, apostolica, la chiesa dei primi giorni non aveva locali di culto, fratelli, ma loro si riunivano nelle case. E in questi ultimi tempi Dio ci porterà alla stessa cosa, a riunirci nelle case, perché ormai purtroppo ci sono locali di culto che sono contaminati, sono corrotti. Locali di culto dove non c'è più l'unzione di Dio. Allora Dio ci porterà a riunirci nelle case, come la chiesa primitiva, nell'umiltà, nella semplicità, nella genuinità dell'Evangelo, senza tanti schemi e dogmi. Perché anche fra noi evangelici a volte ci sono dei dogmi. E in questi ultimi tempi, fratelli cari, sorelle care, il Signore porterà il suo popolo a radunarsi nelle case, come nei tempi antichi. Anche perché verranno delle persecuzioni contro la vera Chiesa di Cristo e i governi inizieranno ad approvare le leggi in cui non sarà più possibile umanamente, le leggi faranno delle leggi in cui non sarà più possibile radunarsi pubblicamente. Perché lo spirito dell'anticristo, che Dio lo sgridi, sta già preparando, fratelli, il cammino della bestia. Allora i governi mondiali
approveranno delle leggi che vieteranno il culto pubblico dei veri cristiani. Allora noi ritorneremo, e già lo stiamo vedendo, a radunarci nelle case, senza tanti schemi o tanti programmi particolari o tanti dogmi che ci sono anche nelle chiese evangeliche, ma ritorneremo alla semplicità dell'Evangelo, come nel tempo degli apostoli. Loro si riunivano nelle case. Amen. E così sarà, fratelli. Gloria a Dio. Ma oggi ci sono grandi istituzioni, organizzazioni, denominazioni che il loro maggior scopo non è salvare le anime, e costruire locali di culto. Loro vogliono costruire grandi locali di culto, ma poi quei locali di culto resteranno per l'anticristo. Resteranno per l'anticristo quei locali di culto. Alleluia, fratelli, la vera Chiesa ritornerà a riunirsi in luoghi semplici, in luoghi umili, in luoghi, alleluia, in luoghi semplici. Noi non dobbiamo dare importanza a queste cose, ai locali di culto, fratelli. Io sono stanco di queste cose, i locali di culto, fratelli. Dove c'è un programma umano. La Chiesa primitiva non si riuniva così. Ma loro si riunivano nella semplicità, nell'unità, nell'umiltà. Non c'era pulpito, fratelli. Non c'erano pulpiti. Non c'erano pedane, non c'erano luoghi particolari, ma c'era la presenza di Dio, la gloria di Dio, l'unzione di Dio, la potenza di Dio, la gioia di Dio, la sincerità di Dio, la santità di Dio. Alleluia! Alleluia! Perciò la vera Chiesa non deve dare importanza a queste cose, alle cose materiali, i locali di culto e tutte queste cose qua che l'uomo ha fatto. Noi dobbiamo riunirci nella presenza del Signore. Amen. Gloria a Dio. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Ma purtroppo oggi ci sono denominazioni, predicatori, pastori, che chiedono continuamente al popolo di dare le offerte per il mantenimento o per la costruzione dei loro locali di culto. Sarà da Dio questo, fratello? È da Dio chiedere soldi per fare dei locali di culto? È da Dio chiedere soldi, migliaia e migliaia di euro, per fare dei locali di culto che poi resteranno per l'anticristo? No, fratelli, non dobbiamo lavorare per il faraone. Noi non dobbiamo, alleluia, fratelli, lavorare per il faraone. Fratelli, Dio non abita in templi fatti dalle mani dell'uomo. Non è da Dio che delle denominazioni o dei pastori chiedano soldi, soldi, soldi per fare questi locali di culto. Non è da Dio. Quei soldi usiamoli per la vera opera del Signore, per diffondere l'Evangelo,
per andare a predicare, usiamoli per aiutare le vedove, i poveri, i bisognosi, per portare da mangiare a chi è nel bisogno. Non per locali di culto, fratelli, che poi resteranno qui. Non serve. Questo va fuori dalla visione di Dio. Allora i veri ministri devono camminare nella visione di Dio. I veri servitori di Dio devono camminare nella guida, nella saggezza dello Spirito Santo. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, perché il vero tempio di Dio siamo noi, carissimi. Amen. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Alleluia. La conoscenza del Figlio di Dio. Affinché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Dio vuole che cresciamo, fratelli, nella fede, nella conoscenza di Cristo. Amen. Che cresciamo nella conoscenza di Cristo. Alleluia. A un uomo perfetto. Amen. Dio vuole che noi siamo uomini perfetti, spiritualmente, cioè completi, perfetti. Quando la parola di Dio usa questa parola, nella nostra traduzione in italiano dice uomini perfetti, però in greco dice uomini maturi, amen, o uomini completi spiritualmente, completi nella fede, nella conoscenza di Dio. Amen. Allora Dio vuole che noi diventiamo uomini maturi, uomini completi, uomini spirituali, gloria a Dio. Alleluia! Nella misura della statura della pienezza di Cristo. Vedete? Alleluia! Nella statura di Cristo, nella saggezza di Cristo. Questo vuol dire la statura, fratelli, non parla della statura fisica, ma della statura spirituale, della saggezza di Gesù Cristo. E poi, alleluia, dice affinché, Efesini 4:14, affinché non siamo più bambini sballottati o trascinati e trasportati da ogni vento di dottrina. Per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira a usare insidie di errore. Quanti oggi stanno camminando nell'inganno, nella confusione, in false dottrine? Fratelli, e parlo di false dottrine, non solo il buddismo, l'islam, testimoni di Geova, ma anche false dottrine nel campo evangelico. False dottrine anche nella chiesa evangelica, fratelli, perché uomini non hanno la saggezza di Cristo, non hanno l'umiltà, non hanno l'unzione, e allora iniziano a fare tanti ragionamenti, tante dottrine, tante interpretazioni, tante opinioni umane. Iniziano, fratelli e sorelle, a insegnare cose che non vengono da Dio. Un pastore che inizia a mettere dei pesi sulla fratellanza, inizia a mettere dei pesi, fratelli, date l'offerta, portate le vostre offerte per la costruzione del locale di culto. Quella è una falsa dottrina.
perché sta insegnando, sta inculcando qualcosa che non è la volontà di Dio. Un predicatore che continuamente fa enfasi e inizia a pesantire il popolo. Portate le offerte, mi raccomando, date l'offerta, contribuite perché dobbiamo costruire un locale. Quella è una falsa dottrina. Non è da Dio. Ci sono false dottrine, fratelli, che stanno entrando anche in mezzo a noi. Ma come entrano, così se ne devono uscire, gloria a Dio, nel nome di Gesù Cristo, perché Dio si prende cura della sua Chiesa. Amen? Perciò noi dobbiamo crescere, fratelli, nella verità, crescere in Cristo, crescere nello Spirito, crescere nella fede. Sapete che ci sono comunità evangeliche che fanno delle crociere. Loro dico fanno una crociera spirituale. Avete mai sentito in giro? Prenotatevi alla crociera evangelica. Fanno le crociere, fratelli. In Italia fanno delle crociere evangeliche. Quelle sono false dottrine, fratelli. Dicono iscriviti alla crociera evangelica. Ci saranno delle riunioni, loro dicono, ma poi c'è anche la piscina. Si fanno una vacanza evangelica e fanno pagare 1000 euro, 1200 euro, 500 euro. Fratelli, sarà da Dio questo? È da Dio fare una crociata evangelica? Con tutti gli intrattenimenti. No, fratelli, quello non è il Vangelo di Cristo. Anche tutte queste mega conferenze che fanno. Iscriviti alla conferenza, faremo un ritiro spirituale. Tre giorni in albergo. Devi pagare 300 euro per iscriverti. O per fare il corso biblico. Fai il corso biblico, 100 euro l'iscrizione. Misericordia, false dottrine, fratelli. I veri ritiri spirituali non sono negli alberghi. Un vero ritiro è sul monte, gloria a Dio, nella presenza di Dio. Gesù prese tre discepoli e li portò sul monte, non li portò in crociera, non li portò in albergo, non li portò in un bel luogo divertimento, li portò sul monte. E questi uomini, fratelli, inventano queste cose, lo fanno per il denaro, fratelli, sono false dottrine. Non facciamoci sballottare da queste cose, non facciamoci ammaliare da queste cose. Dicono, fratelli, ci sarà un ritiro spirituale. E poi stanno nei grandi alberghi, fanno grandi... Ma che ritiro spirituale è quello, fratelli? No, fratelli, rimaniamo nei sentieri antichi. Non date retta, fratelli, a queste cose, a questo modernismo, a questo materialismo, a questo, fratelli, alleluia, business, a questi intrattenimenti. Fratelli, dicono iscrivetevi alla conferenza, vi dovete iscrivere al raduno spirituale, faremo tre giorni. Allora, per partecipare la quota sono 150 euro, tre giorni in albergo. Ma fratelli, gloria a Dio, bisogna pagare per un ritiro spirituale. Gesù non ha forse detto date di grazia, date gratuitamente quello che avete ricevuto gratuitamente? Bisogna pagare per fare uno studio biblico, una scuola biblica. L'iscrizione 100 euro. Non, fratelli. Queste cose non vengono da Dio.
I veri servi di Dio devono fare di tutto per poter condividere la parola gratuitamente. Alleluia. E se vogliamo fare un ritiro spirituale, prendiamo delle tende e andiamo su un monte, andiamo in un luogo di natura, in un luogo apartato. Perché devi far spendere migliaia di euro al popolo di Dio per pagare un albergo? Sarà da Dio fare un ritiro spirituale in un albergo? Sarà da Dio, fratelli, organizzare dei ritiri spirituali in strutture turistiche, alberghiere. No, fratelli. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Che Dio ci aiuti. Gesù prese i discepoli per portarli sul monte. Amen. E che il Signore aiuti anche noi, cari fratelli e sorelle, a camminare veramente per lo Spirito, nella saggezza, e come stiamo leggendo qui, nell'umiltà, nello spirito, nella verità. Verso 15, Efesini 4, alleluia, 15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Noi dobbiamo seguire la verità nell'amore. Amen. Seguire la verità della parola di Dio, non le interpretazioni umane, non le regole umane, non i dogmi umani, ma seguire la verità della parola di Dio. Sapete, fratelli, che ci sono delle, mi dispiace dirlo, ma è la verità, delle organizzazioni, delle grandi denominazioni che organizzano dei raduni e con tutti i partecipanti, che ognuno deve mettere una quota di 100 euro, 150 euro, spendono 15.000 euro in un raduno spirituale, in una struttura. Fratelli, queste cose noi dobbiamo stare attenti. Quei soldi si possono usare meglio per la gloria di Dio. Amen. Si possono adoperare con più saggezza, in un modo, alleluia, guidato dal Signore. Ci sono comunità che per fare dei ritiri spendono 20.000 euro, perché vanno nei alberghi o nelle strutture turistiche a fare un ritiro spirituale. Fratelli, che Dio ci aiuti veramente a essere spirituali in verità. Dio aiutaci. Amen. Allora noi vogliamo seguire la verità nell'amore, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Gesù disse una frase un giorno, che a volte i figli del mondo sono più avveduti dei figli di Dio. A volte i figli delle tenebre sono più avveduti dei figli della luce. Fratelli, noi dobbiamo avere saggezza. Soprattutto i ministri devono avere saggezza.
Amen. Per la gloria del Signore, noi abbiamo bisogno della saggezza, della guida, della luce, alleluia, seguendo la verità nell'amore. Cresciamo, alleluia, in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Noi dobbiamo crescere in colui che è il capo, dobbiamo crescere in Cristo. Amen. Dobbiamo crescere nel Signore, crescere in Gesù, nella parola, nella conoscenza, nella sapienza, alleluia, nella comunione intima con lo Spirito Santo. Poi dice al verso 17: questo dunque attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili. Amen. Non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, ma dobbiamo camminare per lo Spirito e non nella carne, ma camminare nello Spirito di Dio, attraverso la guida dello Spirito Santo. Vogliamo ringraziare il Signore per questa parola, poi ci fermeremo qui, gloria a Dio, e poi più tardi alle ore 15 circa ci rivedremo per continuare, amen, nella lettura biblica, nella comunione, amen, nella preghiera nel nome di Gesù, e continueremo a leggere Prima Corinzi capitolo 7. A più tardi, amen, continueremo la lettura biblica e, Dio piacendo, leggeremo Prima Corinzi capitolo 7 e continueremo a pregare il Signore. Vogliamo in questo momento ringraziare il Signore e poi alle ore 15 circa ci rivedremo. Intanto continueremo ovviamente a stare in comunione con Dio, amen, perché la comunione non è solo qui adesso, ma la comunione con Cristo è ogni momento, alleluia, oh alleluia, nella tua stanzetta, nella tua cameretta, nella tua casa, nel tuo intimo, nel tuo cuore, amen, nello Spirito di Dio, alleluia. Grazie Padre, oh alleluia, Re di gloria, Dio di verità, Dio di conoscenza, Dio di saggezza, Signore eterno, ti ringrazio per la tua parola che ogni giorno ci istruisce, ci illumina. Signore, aiutaci a camminare in modo degno dell'Evangelo. Aiutaci a essere, Padre, uomini spirituali, uomini nuovi in Cristo Gesù, Signore, a camminare nella sapienza, nell'umiltà, nell'amore, Padre, nella verità. Ti prego, aiutaci a camminare nello Spirito, Signore. Grazie per questa parola che tu ci hai dato. Alleluia, che questa parola rimanga nel centro del nostro cuore. Alleluia, affinché la possiamo, Signore, alleluia, meditare, approfondire, la possiamo vivere, la possiamo, Padre, oh alleluia, ubbidire, Padre. Aiutaci a crescere nell'unità dello Spirito, della fede e della conoscenza del tuo figliuolo Gesù Cristo. Noi vogliamo guardare solo a Lui, vogliamo ascoltare solo Lui, vogliamo seguire solo Lui, Padre. Nel nome di Gesù, che il nostro cuore, il nostro sguardo, la nostra anima sia sempre rivolta soltanto verso Te, Gesù. Alleluia, guardare solo a Te, vogliamo stare in comunione con Te. Padre, illumina il cuore di fratello, di ogni sorella, Signore, illumina, rinnova, fortifica, sostieni, intervieni con la tua mano potente, Signore. Tu sei il vasaio che ci modella e ci trasforma. Signore, benedici ogni fratello, ogni sorella, ricolmali della tua presenza e della tua pace, Signore,
nel nome di Gesù, Signore. Stendi la tua mano sopra ognuno di noi, Padre, sulle nostre case, le nostre famiglie, i nostri parenti. Signore, fai una grande opera, Signore, trasforma, illumina ogni cuore. Alleluia, cambia ogni cuore, rigenera ogni cuore. Alleluia, attira, avvicina, Padre, ogni cuore a te, che sia lo Spirito Santo a convincere i cuori, Signore, a illuminare, a Signore, a, alleluia, a riempire ogni cuore, Signore, nel nome di Gesù. Facci stare ancora in comunione con te nel corso di questa giornata, Signore. Alleluia, nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Oh, alleluia, ti ringraziamo, Gesù, Dio della gloria, Dio della verità. Vogliamo guardare solo a te. Alleluia, perché solo tu sei il Dio vivente. Gloria al tuo nome. Alleluia. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Sì, Signore, continua a guidarci in questa giornata col tuo Spirito Santo. Signore, scaccia via ogni pensiero negativo, ogni pensiero carnale, ogni pensiero malvagio. Scaccialo via e metti in noi la mente di Cristo, la luce di Cristo, la pace di Cristo, la sapienza di Cristo. Alleluia, riempi il cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle. Signore, nel nome di Gesù, dai nuove forze alla tua chiesa, Padre. Alleluia, rababashota rekenda la marassia rekei. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome di Gesù, riempici con la tua parola, con la tua presenza. Facci avere la gioia della tua presenza, la gioia dello Spirito, la gioia che procede da te, Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo, colui che ha dato tutto a me. Alleluia. Mi chiedo se in Cristo ho fiducia o se la fede manca in me. Son tante quelle ore che ho perduto, son poche quelle spese con Gesù, ma vogliamo recuperare. Amen, alleluia. Mi chiedo se il Signore è soddisfatto, io voglio vivere per Lui. Alleluia, Signore, aiutaci a vivere per Te, a dedicare tempo a Te, a stare in Tua presenza. Alleluia, nel nome di Gesù. La vita dura poco sulla terra, domani forse finirà. Uomini intorno hanno bisogno di Cristo e dell'amore che sa dar. Son tante quelle ore che ho perduto, son poche quelle spese con Gesù. Alleluia, mi chiedo se il Signore è soddisfatto, io voglio vivere per Lui. Alleluia, non voglio fare a meno di parlare di Cristo che morì per me. A Lui voglio dare la mia vita, Signore, or mi dono tutto a te. Son tante quelle ore che ho perduto, son poche quelle spese con Gesù. Mi chiedo se il Signore è soddisfatto, io voglio vivere per Lui. Sì, Padre, aiutaci a redimere il tempo,
a ritrovare il tempo, alleluia, a guadagnare il tempo, alleluia, a stare in tua presenza, Signore, abbi pietà di noi, aiutaci. Tu sai che siamo deboli, Signore, vogliamo stare in tua presenza, mio Dio. Vogliamo camminare, Signore, nello Spirito, stare in comunione con te, Gesù. Oh, vogliamo affidarci a te, continuamente nelle tue braccia, nelle tue mani, nella tua santa e divina comunione, nella presenza tua, Padre, nel nome di Gesù. Ti ringrazio, alleluia, che la tua parola, la tua presenza, il tuo Santo Spirito continuino a operare nelle nostre vite. Signore, rimani con noi, grazie. Signore, aiutaci a dedicare più tempo a te, Signore, in ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi, rimanete nella pace del Signore, continuate a stare in comunione con Lui. Amen. A vivere, gloria a Dio, in comunione con lo Spirito Santo. A Dio piacendo ci rivedremo alle ore 15 circa. Amen. Per continuare nella parola di Dio, nel nome di Gesù. Pace del Signore a tutti. Gloria a Dio, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.